Santa Nina Simone, vieni in aiuto. My baby don't care for show, my baby don't care for show, my baby just care for me. My baby don't care for racing in a car. My baby don't care flying a place now. Aiutami, aiutami, attirala, attirala. Rocco. Oh Madonna. Rocco. Oh Madonna, Nina. Buonasera. Nina Sim. My baby don't care for shows, my baby don't care for clothes. Oh boy, he just cares for me. Come sei bella, che bellezza. Anche tu interessante, diciamo. Interessante. Bacio certo, anche me, certo. Ti prego. È bella questa cosa che tu sia qui con noi, proprio perché questa è una trasmissione dove ci sono solo amici. Noi siamo amici e quindi ti abbiamo voluto fortemente. Però grazie, infatti. Però però devi per forza vuotare il sacco, devi dire qualche cosa che non hai mai detto da nessun'altra parte, quindi mi devi raccontare o un piccolo aneddoto, un raccontino della tua vita dove o mandi a fanculo qualcuno. No, quello già fatto. Già fatto? Però insomma, dove lo posso fare io per te? Raccontami qualche cosa che riguarda la tua vita, la tua infanzia, i tuoi amori. Allora, lasciamoli nella loro intimità, Alessandro, accomodati. Vieni, Sergio. No, beh, non era così catartico questo momento, ma allora, pensando a una cosa molto buffa che mi è capitata proprio appena prima di iniziare la carriera, no, come Nina Zilli, nonostante la gavetta, insomma, tanti anni, avevo il mio gruppo e si chiamava Chiare gli Scuri, ovviamente in omaggio io Chiare lo Scuro, facevamo musica beat italiana anni 60, io scrivevo sempre le mie canzoni, le arrangiavo, ma all'epoca andavamo in saletta, no? Non si andava direttamente a produrre il disco e quindi niente, ho scritto una bomba, cioè pensavo che fosse una canzone bellissima, no? E quindi l'ho portata in sala prove e insomma il chitarrista non riesce a suonarla, era un po' difficile, avevo scritto al pianoforte, aveva qualche nota blu, cioè niente di che, insomma il chitarrista non riusciva a suonarla finché questa cosa sfociò in un "ma sai che c'è?", lui a me disse, "questa canzone fa veramente cagare". Bravo. Sì, dice così? Sì, io non volevo dirlo. E quindi lui disse così, io dissi, ah sì, e Chiare gli Scuri finisce qui. È finito? Sì, è uscito lui, sono uscita io, il giorno dopo sono andata a registrare questa famosa canzone. Lo sai che canzone era? No. 50.000. Ah sì? No! Okay. Uno che se ne intendeva. Scusami, dimmi, cioè, dimmi, questa è bella. Dimmi come si chiamava, almeno di nome, questo. No, no, dai, il nome d'arte, diciamo, il suo nome da scuro. Come si chiama? Mister Pizza. Mister Pizza, te la sei presa andar secchio. Yeah. Bravo, ci vedi lungo, Mister Pizza. Eh sì. E vabbè, sai, ogni tanto capita. Sì. Dunque, allora,
siccome noi non sappiamo fare i presentatori, usiamola anche come presentatrice. No? Grazie, ma io non so fare la presentatrice. Vabbè, però sei più rappresentativa. Grazie. Allora, che vi faccio? Fatemi fare la vostra. Allora, devo fare? C'è l'ospite. Guarda, controllo. L'ospite. Sì, sì. Allora, vabbè, scusate. C'è un ospite canoro. Ah. Adesso, oltre a te. Ma veramente? Sì. C'è lui? Sì, noi non lo sappiamo perché è una sorpresa che ci fanno gli autori. Cioè, di te lo sapevo, io ho insistito tantissimo che tu venissi. Grazie. Però in questo caso non sappiamo chi è. Una sorpresa per noi. Chi era? Ma scusate, lo fate presentare da me? Sì. Ma sei sicuro? Sì. Attenzione pubblico, una bomba. Farò del mio meglio. Signori e signore, ecco a voi Antonello Venditti! Antonello! Fantastico! Che bellezza! Fantastico! Ci ha regalato un medley fantastico delle sue canzoni! Oh, ha lasciato il cappello, Rocco! Antonello, sentite! Posso tenerlo? No! Dai! Vabbè, tienilo per stasera, dai! Quando ha intonato Sotto il segno dei pesci, che bellezza. Sara, svegliati, è primavera. Antonello, torna a trovarci, Antonello. Va bene, sono generoso, è per voi. Cappello di Antonello.